Un investimento complessivo da 546.000 euro è quanto sarà messo a disposizione per la ristrutturazione dell'acquedotto vasariano e la terrazza, nonché i locali, del Palazzo della Fraternità dei Laici che si affaccia su Piazza Grande ad Arezzo. Comune di Arezzo e Fraternità dei Laici siglano dunque un accordo che permetterà non solo il risanamento di tali ambienti, ma anche e soprattutto la possibilità di organizzare percorsi turistici tesi a valorizzare i preziosi monumenti della città. La Fraternità anticipa le risorse, farà l'intervento immediato ovviamente nei primi mesi del 2015, prima del prossimo Saracino, e lì il Comune ovviamente rimborserà il 50%. Cioè in questo modo si danno le gambe concrete ad un intervento che consente a due beni importanti di essere recuperati, fruiti e valorizzati anche in chiave turistica. La terrazza è un'emergenza assoluta se vogliamo in questa città continuare a fare il Saracino, perché la terrazza è puntellata e quindi non dobbiamo più andare avanti così. E i lavori della terrazza partiranno passato il Natale probabilmente. L'acquedotto ci auguriamo parta nell'immediato, perché è un'altra emergenza di livello internazionale. Grande l'emozione di essere il rettore che firma questo accordo. Da noi sborsiamo 350.000 euro che poi recupereremo in 10 anni, pensando già a dei percorsi didattici. Tra gli obiettivi dei lavori di ristrutturazione anche la possibilità, usufruendo di locali attigui al bastione del Belvedere, di aprire per la prima volta al pubblico un percorso di accesso alla fortezza. È stato chiesto questo aiuto dal Comune, noi l'abbiamo dato e siamo felici perché abbiamo, come dire, permesso la continuazione dei lavori e perlomeno di un passaggio che sarà un bellissimo percorso lungo la fortezza, per noi anche un momento di elaborazione didattica considerando che avremo dei resti archeologici importanti.